Ciao a tutti sbiellatori, bentornati in questo nuovo video. Oggi è arrivato il grande giorno, è pronta la piccola bestia. Tra l'altro non vi ho detto di tutte le modifiche che io ho fatto, ma le scoprirete quando saremo là. Altra cosa, rispondo ai numerosi messaggi di cui mi hanno detto dov'è il TM, dov'è il Phantom, dove sono tutte le sue moto. Ragazzi, ce le ho ancora, sono tutte qua al calduccio, qui nel mio garage, come potete vedere. C'è il TM, qua l'F10, qua sotto questa bella copertina nell'F12, 77 big board. Presto farò qualche video, ecco, non ne farò tantissimi dato che sta arrivando il freddo e andare in moto preferirei non andarci. Innanzitutto ringrazio anche tutte le persone che mi stanno seguendo, mi stanno dando un grande supporto, però ricordo che ben l'80% che guarda i miei video non si è iscritto al canale, quindi vi ricordo di schiacciare su iscriviti e seguirmi sui miei social, Brevetti Alberto, su Instagram e anche Facebook se volete. Perfetto ragazzi, ora partiamo in direzione DRS. Ci vediamo per strada. E occhi aperti. Eccoci qua ragazzi, siamo quasi arrivati da BRS, piccolo garello. Dodge Ram, mio fratello, prossimamente faremo un video anche con questo e RS4. Applicare. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati da BRS e ora andiamo a vedere il mezzo. Vi farò sentire anche la prova sound. Venite. Ecco qua ragazzi, vi mostro la chicca di cui non vi ho mai parlato, il volante nuovo. Venite a vederlo. Come potete vedere è il volante della nuova V177 Amiré con tanto di LED e molto carbonio, Alcantara e che dire, palette in carbonio e è una si può dire? Non credo. Siamo appena partiti a fare un piccolo test prima di ritornare ancora in officina, in modo tale che sento e provo la macchina. Prime impressioni, sono davvero davvero agitato, sono davvero contento. Il volante è spettacolare, il sound da quello che poco sento adesso è spettacolare. Aspetto un attimo che si scaldi la macchina per fare qualche tirata. Si sente e non si era ancora arrivato a 4000 giri. Thank you.
ragazzi. È indescrivibile, non sto parlando, sono zitto e basta, ma perché non ci sono parole per descrivere tale emozione. Spinge, ma davvero molto di più, strada in fase di ritorno direzione Sarnico. Che dire, sentite il sound, solo questo. Wow. Allora ragazzi, qualche informazione sul volante: i LED si accendono quando oltrepasso i 4000 giri, scelta mia, in quanto anche un semplice serale, non voglio essere sempre sparaflesciato da questi LED. Poi tastini dovrebbero funzionare tutti, devo un attimo prenderci la mano. Claxon non l'ho ancora provato, no, mi sa che non funziona. Ah, funziona, soltanto che fa troppo casino. Eccoci qua ragazzi, alla fine di questo video, un video davvero particolare, spero vi piaccia davvero tanto. Che dire, iscrivetevi al canale, lasciate tanti like, seguitemi sui social, Benometti Alberto, e al prossimo video.